C'è Mario Adinolfi, leader del Popolo della Famiglia, il collegamento telefonico con noi. Buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno a voi. Adinolfi, ma cos'è questo allarme streghe nelle scuole? L'ha seguita? È preoccupato anche lei? Questa vicenda che parte da Brescia? Non sono preoccupato, non sono preoccupato. Non credo che siano le streghe nelle scuole. Non l'ho seguita perfettamente. So che c'è di mezzo il mio amico Simone Pillon, sì. Non ho capito molto bene i dettagli, però non credo, avendo figli a scuola, cioè quindi frequentando... Il problema è il gender delle scuole, questo l'abbiamo sempre denunciato, sulle streghe, diciamo, sono un pochino più laico, ecco, diciamo. Adinolfi, su questa fase, insomma, abbiamo avuto modo di parlarne, c'è ancora molta confusione attualmente per quello che riguarda la politica nel nostro paese. Oggi raccontano del governo per andare a votare a ottobre, ho letto sui giornali del mattino, insomma... Ogni giorno ce n'è uno, scommetterei abbastanza di quello che ho sul fatto che non si andrà a votare a ottobre, sì. Però è interessante che due partiti che hanno fatto la campagna elettorale contrapposti ora siano, come dire, riuniti in amorosi sensi, perché Lega e Movimento 5 Stelle stanno riunendo con molta attenzione, diciamo, i loro parlamentari, e secondo me si può sfociare da quelle parti, dalle parti di un'intesa tra Salvini e Di Maio, che sarebbe abbastanza innaturale, diciamo così, o comunque contraria a quello che hanno detto in campagna elettorale. Ma insomma, abituiamoci all'idea che quello che sarà l'esito del governo che nascerà sarà contrario a quello che è stato dichiarato dai leader in campagna elettorale. Questa è un'idea a cui ci dobbiamo, credo, già abituare. Leggevo ad Adinolfi il suo post di questa mattina, che si conclude con una sorta di speranza, no? Se i cattolici impegnati italiani cominceranno a recuperare coscienza di sé, questo diventa un orizzonte di sacrificio e di lotta che vale il sacrificio di una vita intera. Ecco, non l'hanno recuperata la coscienza di sé, cioè in che senso devono recuperarla i cattolici? E da questo punto di vista, come si è orientato il voto cattolico, secondo lei, in Italia? L'articolo racconta proprio l'orientamento del popolo del voto cattolico secondo tre studi prevalenti che sono emersi, uno di Ipsos, uno di SVG e uno di XE. E, l'articolo è servito proprio a questo, a mettere, insomma, un po' i puntini sugli su quello è il voto cattolico, come è emerso, come si è dislocato. Più di un cattolico su due ha votato PD e 5 Stelle, sono i due partiti di riferimento. Il terzo partito sotto il 20% è Forza Italia, cioè Berlusconi. Il dato per noi è sorprendente, ovviamente, però ho provato a fare un'analisi che mette insieme due fattori: l'oggi, l'immediato oggi, proprio gli eventi del 4 marzo immediatamente successivi, e il quarantennale di Via Fani, che sì, è un altro elemento secondo me molto chiaro, che rende evidente come, avete detto bene voi, i cattolici non hanno coscienza di sé. Perché io ho provato in questi giorni ad elencare anche ai miei, diciamo, ai miei interlocutori abituali, al mondo del popolo della famiglia, che è composto da 219.535 prevalentemente cattolici che ci hanno votato, l'elenco infinito di vittime cattoliche degli anni di piombo. È un elenco davvero infinito. I brigatisti rossi sparavano addosso ai cattolici, non solo ai cattolici, chiamiamoli esponenti dello Stato, come Aldo Moro, i più noti, ma al presidente dell'Azione Cattolica, Vittorio Bachelet, ucciso sulle scale dell'Università, la Sapienza di Roma, al cattolico Emilio Rossi, che era il direttore del TG1, fecero la riforma dei telegiornali, nacque finalmente il TG dei socialisti, TG2, ai cattolici venne assegnato il TG1 alla metà degli anni 70, il primo direttore del TG1 fu Emilio Rossi, venne gambizzato da Adriana Faranda. Adriana Faranda era intervistata ieri dalla TV del Fatto Quotidiano, sarà Belve, intervistata, sì, da Ezio Mauro in una cosa che andrà in onda domani sera, fatta da Rai 3. Andrea Purgatori ha fatto 6 ore di trasmissione sulla 7 intervistando Valerio Morucci, Mario Moretti, c'era l'intervista vecchia, perché poi è morto, di Prospero Gallinari, c'erano i terroristi a dare il punto di vista. È incredibile questo, è davvero incredibile, cioè i cattolici italiani, che sono quelli che hanno pagato una scia di sangue infinita, perché io potrei farvi una serie di nomi che voi non avete mai sentito nominare, ma sono tutti assessori, consiglieri comunali, consiglieri regionali, uccisi per il solo fatto che erano
democristiani che erano per cattolici impegnati a 35, a 36, a 38 anni col figlio appena nato, senza pietà. E tutto questo è totalmente nel dimenticatoio. Ieri alla fine delle 6 ore, per la prima volta in 6 ore, Andrea Purgatori ha citato in 5 secondi i 5 morti di Via Fani, cioè i 5 agenti di polizia e carabinieri morti per fare la scorta ad Aldo Moro. Sì. Per il resto 6 ore sono state di ricostruzione del clima politico degli anni 70, di quanto era bello il movimento studentesco, di come, parole testuali Valerio Morucci, loro hanno portato la gioia e il colore in una società grigia. Ora è senza dubbio grigio Aldo Moro. Portava la grisaglia, portava la giacca, portava la cravatta, ma aveva ragione Aldo Moro. Il punto di vista di chi ha ragione è il punto di vista dei cattolici italiani. Sono stati uccisi in un'infinità di modi, sempre nella stessa maniera, alla fine anche dimenticati. Questo oblio, secondo me, intollerabile, ma intollerabile prima di tutto per noi, per i cattolici italiani, cioè, che li hanno dimenticato se stessi. Bravo, io ho fatto la prima riunione del quotidiano La Croce, che era il 13 gennaio, noi siamo usciti il 13 gennaio del 2015, e la mia redazione era fatta, insomma, da persone giovani ma molto brave e competenti. Io ho detto, guardate, fra qualche giorno è l'anniversario della morte di Vittorio Bachelet, perché Vittorio Bachelet è stato ucciso a gennaio, noi siamo usciti il 13 gennaio. Non c'era uno che sapesse chi fosse Vittorio Bachelet, non avevano la minima idea. Nel 1980 il presidente dell'Azione Cattolica, docente universitario e vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, è stato ucciso sulle scale dell'Università della Sapienza, cioè nella stessa città dove loro si sono laureati, perché era un cattolico. Ora, lo ripeto, voi stessi sono sicuro che di Emilio Rossi non avete idea. Voi non sapevate che il direttore del TG1 è stato sparato da Adriana Faranda il 3 giugno del 77, un anno prima. E siete giornalisti, siete però c'è chi può dire sono stati presi di mira per gli incarichi che ricoprivano, non in quanto cattolici. No, attenzione, perché gli incarichi che ricoprivano li ricoprivano anche i socialisti che avevano il Presidente della Repubblica, i comunisti che avevano il Presidente della Camera, o potevi scegliere il direttore del TG2 che era socialista craxiano. Non è così, questa analisi è sbagliata. Nel luogo del potere, il famoso rapimento di Aldo Moro arriva nel giorno in cui nell'alveo del potere si iscrive in maniera assolutamente paritaria alla DC, il Partito Comunista Italiano, che quel giorno vota la fiducia al governo Andreotti. È il giorno del compromesso storico. DC e PC marciavano insieme. Pietro Ingrao è il presidente della Camera comunista che commemora Aldo Moro. Non è vero che al potere c'erano i democristiani. I democristiani erano al potere insieme ai socialisti, insieme ai comunisti. Sì. Il cosiddetto arco costituzionale esprimeva i giornalisti che vengono colpiti, d'accordo? Sì. Sono Emilio Rossi, sono Indro Montanelli, sono scelte precise. Non sono scelte, i giornalisti erano al 90% favorevoli al movimento studentesco. Gli anni di piombo si aprono con l'uccisione di Luigi Calabresi, commissario cattolico, che viene ucciso nel 1972. La stagione degli anni di piombo si chiude nel 2002 con l'omicidio di Marco Biagi, studioso cattolico che sostiene il governo ed è un consulente di Roberto Maroni al Ministero del Lavoro. Ora, questa storia è completamente rimossa ed è incredibile che l'indagine storica che fa in 6 ore la 7 ieri sera è indagare le ragioni del movimento comunista e della lotta armata, che sono ragioni semplicemente stupide, sbagliate, sconfitte dalla storia, senza senso. Eppure per 6 ore costruisce un'epica su quella vicenda, mentre il punto di vista degli uccisi, che è il punto di vista di chi aveva ragione e che è il punto di vista dei cattolici di questo paese, quelli grigi se volete, che nel loro grigiore però rappresentavano la normalità, la quotidianità, le persone che andavano a lavorare, le persone che guadagnavano 1,5 milioni al mese, mio papà impiegato statale, mia mamma casalinga, quello era l'Italia negli anni 70 in cui sono nato io, che ricordo molto bene. Si è sparato addosso a un popolo, si è sparato addosso a una propria radice, che è la radice cattolica, e davanti a questo noi siamo immemori, ma noi stessi, ripeto, il problema è l'opposto a noi stessi.
Ed è incredibile che le belve di quei giorni oggi siano le star televisive del quarantennale. Anche in questo caso, ascoltando quello Barbara che dice Rinolfi, Barbara Balzerani che dice: chi mi ospita per i fatti del quarantennale? Mi devo sentire dire questo da Barbara Balzerani. Mi devo sentire Harry De Luca che magnifica le doti della scrittrice Barbara Balzerani. Sono persone che non dovrebbero avere diritto di parola. Non dovrebbero avere diritto di parola. Dovrebbero stare zitti nel quarantennale. E invece c'è un tic del giornalismo di sinistra italiano che evidentemente ha delle pulsioni che nel loro tempo giovanile riporta a quel tipo di esperienza, che ha fatto parlare solo loro sul Fatto Quotidiano TV, sull'esperienza adesso che farà Ezio Mauro, sulla vicenda Andrea Purgatori. Guardate la caratteristica, parlano solo gli assassini. È incredibile questo, quando gli assassini dovrebbero essere ridotti almeno al silenzio, visto che hanno già ottenuto tutti la libertà, non stanno pagando con il carcere, non pagano con alcun prezzo l'enorme scia di sangue che hanno lasciato in questo paese, e pretendono pure di venire adesso da noi a giustificarla, a spiegarci che loro erano in guerra, e dunque in guerra quelle sono le regole d'ingaggio e non possono essere giudicati. Questo afferma Barbara Balzerani: non ci potete giudicare perché siamo in guerra. E quando lo chiedono quelli del Fatto Quotidiano ad Adriana Faranda: ma è possibile questa frase di Barbara Balzerani? Adriana Faranda dice testualmente: io non giudico i miei compagni di allora. Ed è una che ha sparato in faccia al, le gambe per la verità, al direttore cattolico del TG1, oltre a essere stata quella del comando di Via Mai. Io trovo tutto questo incredibile, amici miei. Io non posso descriverlo altrimenti. A dei giovani giornalisti come voi consegno la mia indignazione. È un'analisi molto, davvero, un'analisi molto interessante, Rinolfi, veramente. No, anche in questo caso viene fuori che comunque il male, chiamiamolo così, perché poi di questo si tratta, ha un fascino superiore, di fatto. Ma c'è una colpa nostra, ragazzi, perché noi siamo quelli che costruiscono il racconto, eh? Noi che facciamo questo mestiere, noi che lo facciamo in radio, sui giornali, in televisione, siamo noi, eh? Ragioniamo un attimo sulla nostra responsabilità in questo frangente, in questo racconto, perché noi siamo parte di questo gioco, non possiamo astrarci e dire no, è il male che è affascinante, non è così. Altrove, ovunque nel mondo, vi assicuro, perché un mondo l'ho girato, non esisterebbe ed è totalmente impensabile a) che gli stragisti siano liberi, B, che gli stragisti vadano in televisione a pontificare. È assolutamente inimmaginabile. E il terrorismo ha colpito a ogni latitudine. Ma a ogni latitudine il terrorista è persona esecrata ed espulsa dalla dimensione sociale. Solo da noi abbiamo questa costruzione folle di una narrazione giornalistica che vuole far rappresentare questi soggetti, Faranda, Valerio Morucci, Mario Moretti, Prospero Gallinari, come eroi romantici, che non sono. Sono persone infami che hanno attaccato da vili a Via Fani, 14 contro 5, è un attacco da vili, figli di un'ideologia spigliata e mortifera, che oggi non dovrebbero avere diritto di parola, se almeno vogliono rispettare quella vergogna che è il fatto che sono liberi e a piede libero tutti. Adinolfi, non abbiamo molto tempo, però io volevo chiederle anche un'analisi delle parole di Papa Benedetto XVI su Papa Francesco. Come le ha lette lei? Ma io sono sempre stata una persona che sulla croce, dove pure mi tentavano alla via anti-Bergoglio, anti-Francesco, ho sempre detto che sono l'ultimo dei peccatori, sono un soldato della Chiesa. E quindi non insegnerò mai al Papa a fare il Papa. Penso che le parole di Benedetto siano, come dire, confortanti rispetto al fatto che questa scelta sia la scelta giusta. Ognuno faccia quello che può e che sa fare. Io mi sono battuto, mi batto sul piano, credo, dell'impegno dei laici. Spero di aver costruito attraverso il popolo e la famiglia un piccolo frutto maturo del Concilio Vaticano II che chiedeva la responsabilità dei laici. E noi siamo laici responsabili. Detto questo, il Papa è il Papa e nessuno si permetta, questa è la mia obiezione,
di voler insegnare al Papa come fa il Papa. Poi quando ci sono delle cose su cui c'è distinzione, noi non abbiamo mai avuto paura, anche sul quotidiano La Croce, anche sul Popolo della Famiglia, a dire su cosa non siamo d'accordo. Ma la follia di voler delegittimare Papa Francesco, rappresentarlo come una sorta di cretinetto, è veramente una scemenza, e ha fatto bene Papa Benedetto a scrivere quello che ha scritto, per dire con chiarezza che la Chiesa resta, alla fine di tutti i nostri giochi mondani, da millenni la Chiesa resta, e non è un caso. Nel salutarci a Rinolfi, tirando anche un attimo il fiato, parlando di cose un po' più tranquille. Forza Juve, possiamo dire, no? Abbiamo vinto lo scudetto, di questo possiamo parlare se volete. Assolutamente, è molto la probabile. Lazio, la VAR, ha fatto Arduini la come dire? Sì, l'ha fatto. No, il ricorso non l'ho fatto, che ci sia qualcosa di palese, secondo me, indirizzato verso Lotito. Secondo me stanno punendo Lotito, ma è un'opinione mia. Sta rosicando da morire Arduini anche per la Roma. Lo sa Arduini, che io ho simpatia per Lotito, ho sempre difeso Lotito quando i laziali lo attaccavano, si beccavano anche gli insulti dei laziali. Lotito è un grande presidente. Andrete in Champions, io tipo per la non Lazio. Credo. Non so che ci farete mai in Champions, però auguri. Ma non faccia lo spaccone. Rinolfi, nel salutarci, che succede con Ballando con le Stelle? È rientrata la polemica? Ma che ne so, ragazzi. La Lucarelli l'ha mandata a quel paese, detto, che è successo. Ho detto delle cose. Ho notato che gli altri non hanno argomenti e si rifugiano nell'insulto. Io non ho insultato, ho detto delle cose che hanno forse un senso, se hanno un senso saranno valutate. Ho visto che Maria De Filippi ha dominato la serata televisiva. Non mi sembra un caso. Ha goduto per questo? Ci fossero delle storie di famiglia o Belen con Iannone al posto di Ciacci che balla saltellando in maniera ridicola con il povero Raimondo Totaro, che ha tutta la mia solidarietà perché è stato costretto in un teatrino che evidentemente non ha scelto. Ma io non ho capito perché la Lucarelli l'ha mandata a quel paese. Ma non lo so, voleva farsi notare come al solito, sceglie i bersagli da blogger ancora, selezionando per il livello di visibilità che può ottenere, ma non avendo argomenti da opporre a posto di insulto. Io dico sempre che quando una persona si rifugia nell'insulto, la questione è risolta da Ezra Pound, vuol dire che non ha idee, insomma, e quindi quando non hai coraggio di poter esprimere e argomentare le tue idee, o non valgono niente le tue idee, o non vali niente una delle due. Grazie e buon lavoro a Mario Rinolfi. Grazie Rinolfi.